Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e con noi oggi a tenerci compagnia Asia Antonietti. Ciao Asia! Ciao, ciao a tutti! Allora, seconda chiacchierata che facciamo significa insomma che i pezzi stanno arrivando, stanno fioccando come si suol dire. Vorremmo però ricordare ai nostri amici ascoltatori chi è Asia, insomma, sia artista, musicista, ma anche Asia di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Ma guarda, chi è Asia? Ti dico semplicemente, sono una semplice ragazza a livello personale, con ovviamente i complessi della mia età, avendo 17 anni, quelli ci sono, e, però devo dire che è un amante della musica, sono un amante della musica e principalmente delle sfide, delle cose che mi mettono alla prova. Per quanto riguarda quello che sono a livello artistico, sono una persona molto determinata che lavora sodo per il suo sogno, comunque affrontando tutte le difficoltà che esso ne porta, perché ultimamente ce ne sono veramente tante, però formano, ti vanno a mettere su un po' di massa, diciamo. Assolutamente sì. Senti, c'è stato un momento, cioè il momento anzi, che ti ha fatto dire no, io da grande farò la musicista? Ma io sinceramente ho sempre avuto questo sogno, quindi devo dire che il momento è sempre ogni giorno. Quindi sì, c'è stato dalla prima volta tra l'altro che avevo visto la serie TV Violetta, chi ha la mia stessa età circa dovrebbe averla vista moltissime volte. C'era questa ragazza che cantava, io guardandola dicevo sempre, io voglio fare questo da grande, voglio essere come lei e voglio cantare. E quindi sì, c'è stato questo momento. E tra l'altro, vedendo i numeri che sta facendo Tini in questo momento, diciamo, te lo auguriamo, insomma, sotto ogni aspetto. Assolutamente sì, speriamo. Senti, oggi ovviamente lo spazio musicale è ormai, come dire, preso dalle piattaforme digitali, no? Spotify, affini, Amazon Music e chi per loro, insomma. Com'è oggi fare la musicista, la cantante con tutto questo materiale che arriva nelle orecchie delle persone, no? Sembra facile oggi, ma in realtà è complicatissimo. Guarda, non è facile per niente, come hai detto tu, è veramente complicato. C'è una marea di musica, una marea di generi diversi, ma anche molte persone che fanno la stessa cosa e è pieno di musica. Quindi fare musica oggi è veramente difficile, ci vuole molta costanza e non bisogna mollare assolutamente. Senti, io sono molto curioso invece di Spotify for Artist, per esempio, no? Che è quello che voi avete, che noi non abbiamo ovviamente, che vi dà un sacco di numeri, no? Vi dà anche le città che vi hanno ascoltato, anche dall'altra parte del mondo, vi fa capire quanto oggi, ecco, la musica è molto globale e globalizzata sotto ogni aspetto. Com'è oggi vedere quei numeri, insomma, non c'è poi il rischio poi di rimanerci un po' sotto, tra virgolette? Ma guarda, vedere quei numeri è strano, come hai detto tu, infatti ti dà la possibilità di vedere da che parte del mondo ti ascoltano le persone. Tipo l'altro giorno avevo visto tot numeri dalla Polonia, ho detto, ma la mia musica è arrivata in Polonia, è assurda questa cosa. E comunque alla domanda che mi hai fatto, sì, c'è rischio di rimanerci un po' sotto, c'è rischio di fissarsi un po' con i numeri e dire, cavolo, ma perché quel brano ha fatto tot stream e quest'altro che magari per me è più bello ne ha fatti di meno. Purtroppo sì, essendo una cantante emergente, come tantissime emergenti che ci sono oggi, come a me mi dicono sempre, chi mi segue mi dicono, a non guardare i numeri, però in modo spontaneo un po' questa cosa mi viene, perché voglio sapere quante effettivamente persone hanno avuto la possibilità di sentire i miei pezzi. Sì, no, effettivamente è proprio così, insomma. L'importante poi alla fine è sempre il messaggio che uno vuole lanciare, no? Io sono sempre dell'opinione che meglio pochi, tra virgolette, ma consapevoli, che tantissimi che magari poi ci si dimenticano sotto ogni aspetto. Esatto, sì, meglio pochi ma attivi che tanti magari che non partecipano. Esatto, esattamente. Senti, siamo molto curiosi di ascoltare il tuo ultimo singolo. Facciamo una pausa musicale, ce l'ascoltiamo, poi torniamo. E
fatto un tuffo nel passato e ci sei affondato. Sabbia mobili quasi affogato, immobilizzato. Così non vivi più, non sogni più, non ridi più. Fingi la stessa indifferenza di chi si lamenta. Sopra le ferite costante, il sale che mi brucia come l'acqua del mare. Compare negli occhi immagine di te dei fantasmi, ti perseguitano. Io non lo so se stanotte morirò. Sono in attesa di un miracolo, da cui sono da sta comfort zone. Perché non so se ci sopravviverò. Questa notte morirò, morirò, morirò. Sempre così razionale, stressante, ogni tuo modo di fare, arrogante. Mi sento stupida, truccata in salora. Oh my god, il paradiso si è visto da qua. Altamente strafottante, chiudo gli occhi e vedo niente. Nel piatto dai sensi di colpa, due proiettili freddi, tu scappa stavolta. Sopra le ferite costante, il sale che mi brucia come l'acqua del mare. Compare negli occhi immagine di te dei fantasmi, ti perseguitano. Io non lo so se stanotte morirò. Sono in attesa di un miracolo, da cui sono da sta comfort zone. Perché non so se ci sopravviverò. Correnti di un fiume, mentirsi non serve a niente. Come abbiamo fatto da sempre, da questa scala si scende sempre più giù. Non lo so se stanotte morirò. Sono in attesa di un miracolo, da cui sono da staccato. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Asia Antonietti. Abbiamo appena ascoltato Se stanotte morirò, il tuo ultimo singolo. Come arriva questo pezzo? Raccontacelo. Allora, beh, questo pezzo arriva da un'esperienza mia personale. Ero in una situazione un po' difficile per me, dove chi stava di fianco a me, che passava le giornate con me, portava il suo passato nel mio presente, impedendo comunque alla storia di andare avanti. Quindi è nata un po' come sfogo personale, perché ho detto, cavolo, se parlo litigo, quindi è meglio che scrivo. Ho iniziato a scrivere e poi mi sono domandata, ma se fosse l'ultimo giorno della nostra vita, quindi se io stanotte morissi, vivrei così? E mi sono risposta, no, sicuramente non vivrei così, non sprecherei magari il tempo dietro a questa persona, o non lo sprecherei in questo modo, cercherei di viverlo in un modo più positivo, che mi dia qualcosa, che mi faccia stringere nelle mani qualcosa. E così ho deciso di iniziare a scrivere questo pezzo ed è venuto fuori così. C'è anche un video insieme a questo brano. Com'è stato girare il videoclip? Beh, girare il videoclip di Se stanotte morirò, devo dire che è stato un po' pesante, perché sono state tantissime ore di ripresa, mi sono tantissimo divertita e ho proprio vissuto quelle cose che scrivevo, le ho vissute mentre stavo girando il video. Cioè, non so se avranno modo di vedere il videoclip, però è un po', mi piace dire, un cocktail di emozioni tra quella che è la solitudine, tra quella che è la rabbia e tra quella che è la speranza. Senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei più, come dire, illuminazione divina, passami il termine, o più ponderata, più da tavolino? No, io da tavolino, assolutamente, che poi io nella mia vita normale non sono assolutamente da tavolino, ma per questa cosa proprio ad hoc, cioè proprio ponderata. Giustamente. Senti, abbiamo parlato prima ovviamente delle piattaforme, no? Oggi ovviamente la musica passa anche attraverso i social network, ovviamente, sì. Che sia Facebook, che sia Instagram, anche YouTube, è ovvio. Oggi poi è arrivato questo ipervelocissimo TikTok, dal mio punto di vista l'antimusicista per eccellenza, tra virgolette, perché questi 15 secondi ultraveloci, con questo super dito che va, che scorre velocemente, insomma. Com'è il tuo rapporto sia con i social, ma anche, se ce l'hai, anche con TikTok? Allora, il rapporto con i social è un po' un rapporto di amore e odio. Ancora devo stabilizzarmi e capire bene come potermi esprimere e che contenuti portare in modo comunque continuo. Quindi è un rapporto di conoscenza, chiamiamolo così. Ecco, per quanto riguarda il mio rapporto con TikTok, giuro,
è più forte di me, non mi piace come social per niente, e quindi faccio difficoltà ad applicarmi, però diciamo che oggi è essenziale, purtroppo è essenziale oggi, quindi nel mio ci provo. Giustamente. Senti, ovviamente l'ho accennato anche prima, no? Oggi ci sono tantissimi generi musicali, o forse al contrario, nel senso che non ci sono quasi più generi musicali, perché oggi si spazia molto, no? Si sperimenta, la musica è molto diventata un mix di vari generi musicali che si sono uniti. Come lo vedi questo grande, io lo chiamo un po' questo grande putpurri, ecco, di mescolanze? Ma guarda, ma a me di fondo non fa tanta differenza, perché io il mio genere musicale ce l'ho bene in testa, e quindi quello che fanno gli altri, come catalogano il loro genere musicale, diciamo non mi fa molta differenza. Alla fine se piace questa cosa, sono contenta, insomma, per gli altri. Assolutamente. Senti, invece è molto interessante l'altro lato, no? Nel senso che oggi lo vediamo spesso anche in TV, o comunque anche nei vari talent, per esempio. Si ha più coraggio ad andare con il pezzo inedito, no? Una volta si interpretava di più. Tu che sei molto giovane, insomma, 17 anni, dal tuo punto di vista, nei giovanissimi c'è più coraggio oggi? Guarda, io ti dico, proprio adesso, prima di entrare qua nella nostra intervista, stavo guardando i pezzi di X Factor e mi veniva proprio in mente che nelle cover sono un po' in crisi, perché nei miei pezzi vado strasicura. E quindi c'è più coraggio oggi? Secondo me no. Diciamo che, esatto, è più comfort zone forse, perché comunque sì, il pezzo è tuo, te lo senti più addosso. Sì, esatto, è proprio così. Il pezzo tuo è la tua storia, la racconti tu, e non vieni magari paragonato a un altro artista, come può spesso capitare. Anche perché poi, diciamolo, interpretare un pezzo di un altro non è proprio semplicissimo, cioè entrare nel mood di quello che voleva raccontare un altro artista non è proprio facilissimo, insomma. Beh, assolutamente, è comunque una responsabilità, secondo me, fare una cover, perché vai a portare un messaggio di un'altra persona. Però personalmente mi piace comunque fare cover e interpretare dei pezzi di altri, nonostante i pericoli che si corrono ogni tanto. Giustamente. Senti, una mia curiosità personale: nella tua playlist di comfort zone, quando arrivi la sera che ti metti in cuffia, chi è che non manca mai? Ah, Annalisa. Ultimamente Annalisa, presente sempre, non manca veramente mai. Beh, noi lo lanciamo nell'etere. Annalisa, ci stai ascoltando, c'è Asia che ti sta aspettando, magari un duetto, non si sa mai. Magari. sarebbe interessante. Senti, siamo alla fine della nostra piacevole chiacchierata. Le ultime due domande di rito. La prima, sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione. Nel tuo cassetto che c'è? In preparazione c'è, come prima ti accennavo, le prime selezioni dei casting di X Factor, come chi magari segue un po', stanno iniziando adesso, inizieranno a maggio. Ci sono una marea di brani, un bel video, dai, spoileriamolo, un bel video che uscirà tra un po', quindi sarà un anno pieno di belle cose e di novità. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono ovviamente seguirti e soprattutto ascoltarti, come e dove ti trova? Allora, Instagram e TikTok con il nome di AA Asia Antonietti, mentre su YouTube con il nome di Asia Official e su Facebook con il nome di Asia. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Asia, fatelo, perché, come diciamo a Roma, è gagliarda e tosta, quindi ascoltate la sua musica e condividetela, perché è cosa buona e giusta. Grazie Asia per averci fatto compagnia. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Lì nella regia.